Per esempio, se qui hanno occupato quattro persone, ad Abbiategrasso le occupazioni sono trentennali, quindi gente che da 30 anni che è dentro abusivamente. Quante occupazioni abusive ci sono? Ce ne sono tanti ad Abbiategrasso. Solo, siamo in solo, via, in via, anche via? Via Bruno Fusè, via Cervi, sì. Il problema è che anche lì le manutenzioni sono carenti. Lì ci sono anche delle situazioni di rapporti interpersonali che degrado possiamo totale, dire totale, che è totale, come peggio di qui, peggio ancora, peggio che Magenta. Ma la situazione generale è peggio di Magenta, perché Magenta, o bene o male, si trova sempre, non ci sono in giro gente che non sa dove andare dopo lo sfratto. Ad Abbiategrasso purtroppo c'è gente che dopo lo sfratto resta senza abitazione. Il comune interviene, ma non ci sono case. Basta pensare che sono più di 300 le domande per le case e di case non ce ne sono. C'è un ricambio di 5-6 case all'anno. Ce n'erano 22-23 vuote. Che sono giustamente, non dico giustamente perché non può essere giusto, sì, perché è la lotta fra poveri, sì. Ma chi ha bisogno della casa vede un appartamento vuoto, questo è il problema di Abbiategrasso. Per forza di cose ci va dentro.